Ciao a tutti, benvenuti in questo tutorial recensione di Tape di Softube, il nuovo simulatore di nastro che viene fornito da Softube e compatibile con le funzioni di MixFX di Studio One. A differenza degli altri plugin di questo tipo di simulazione a nastro, che possiamo ovviamente aprire su ogni traccia e quindi dare un colore particolare sia al bass master o alle tracce singole o ai bass singoli ad esempio, sia poterlo inserire come MixFX all'interno del master e quindi creare anche, come facevamo con Console Shaper, una funzione di crosstalking tra le varie tracce. Questo significa che è possibile quindi simulare il crosstalking tra le tracce a nastro, quindi tra le tracce analogiche emulate. La comodità ovviamente è quella di poter disporre di infinite tracce su un nastro, cosa che non è possibile fare nel mondo analogico. Grazie alla funzione di zero latency che il plugin occupa, vediamo che non stressa il processore in alcun modo, è possibile aprirlo su tantissime tracce simultaneamente ed anche, grazie al fatto che non dispone e non crea latenza, aprirlo anche nelle tracce di insert e nelle tracce di input, per così registrare direttamente con la simulazione come se stessimo registrando sul nastro. Ma vediamolo in azione su un brano che sto arrangiando in questo momento del nuovo disco di Gianfranco Mauto, che appunto, essendo in fase di lavorazione, utilizza più di 120 tracce. Apprezziamolo ad esempio ora sulla traccia della batteria. Sto utilizzando il preset HW Drum Bass. Fate attenzione alla presenza dei bassi, la dinamica della compressione e lo shimmering sulle alte, quindi un aumento esponenziale delle armoniche sul rullante e sui charleston. Ascoltate il rullante. Andiamo prima. Mi raccomando, utilizzate delle cuffie o un impianto professionale per poter apprezzare al meglio queste differenze. Con la funzione High Frequency Trim possiamo regolare lo shimmering del nastro, quindi boostare le alte o tagliarle. Noi le portiamo un po' sotto per ritornare più o meno alle alte naturali. Le funzioni all'interno di Tape sono semplici, per cui abbiamo nel dettaglio il controllo della distorsione armonica attraverso il color, la scelta del tipo di nastro a un nastro molto pulito, quindi senza colorazioni eccessive, B un nastro dalle proprietà British, mentre C è appunto il classico colore vintage delle macchine vintage. Al lato troviamo i controlli di crosstalking che vedremo dopo, l'high frequency trim che abbiamo già visto, l'aumento o la diminuzione della velocità per avere più o meno bassi, il controllo sui bassi, e l'opzione dry wet. Sentite la batteria come si chiude. Una simulazione veramente eccezionale. Abbassiamolo un po'. Andiamo a vedere adesso la funzione di Tape Mix nel MixFX. Adesso la apriamo nel MixFX come facevamo con Console Shaper e andiamo a lavorare sul crosstalking, facendo in modo adesso che ogni traccia singola, infatti lo vediamo col puntino rosso che è simile al colore del main bus, ogni traccia singola venga considerata una traccia analogica sul nastro e quindi il crosstalking
naturale che normalmente si ha passando appunto da una traccia all'altra all'interno di un multitraccia a nastro. La differenza iniziale che sentiremo è quella di una profondità diversa. Spettacolare. Notate ai lati la panorama stereo come viene lavorato. Coloriamo gli alti. Dry. Diamo un po' più di gain. Sono differenze appunto molto importanti che danno profondità ai mix e anche al master. L'altra funzione carina, che è quella che possiamo inserire ad esempio un noise tipico del nastro all'interno della simulazione, oppure spegnere e accendere il nastro e avere il classico effetto di stop e restart. Se lo apriamo su un master, ovviamente può essere programmata questa cosa attraverso la programmazione di Studio One, che come abbiamo già visto è estremamente semplice. Alziamo il volume, vediamo come poterla regolare, chiudiamo il mix. In fondo, clicchiamo su run la mano e creiamo una traccia in grado di fermarsi. E di ripartire. Spero vi sia stato utile. Continuate a seguirmi su Music Off, su Facebook e su YouTube. Ciao a tutti!